questo sole bello che narrare sì. Sembra proprio che Paolo Belli, ex ladri di biciclette, protagonista assieme a Milly Carlucci di Ballando con le stelle su Rai 1, abbia con Fano un profondo legame, soprattutto in tema di solidarietà. Dopo essere stato da presidente della nazionale di calcio cantanti, protagonista 2 anni fa di un match allo stadio Mancini a favore di Onfalos e Adamo, giovedì 15 novembre replica, ma questa volta in un ambito a lui più congeniale, ovvero la musica. Al Teatro della Fortuna porta il suo spettacolo di beneficenza Pur di fare musica, con il quale sta girando tutti i teatri d'Italia, con una commedia musicale scritta con Alberto Di Risio, che ha riscosso grandi consensi di critica e pubblico già nelle prime 2 stagioni di programmazione. Paolo Belli non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti, lo guardiamo in televisione con Ballando con le Stelle o con Teleton, ma in realtà Paolo Belli è anche il presidente della NIC, la Nazionale Italiana Cantanti, con cui Fano ha un rapporto stretto e ha delle progettualità sulle quali stiamo lavorando e anche questa presenza che ha una finalità solidaristica, non lo dimentichiamo, è un concerto che serve per aiutare delle associazioni locali e la Casa del Risveglio, ma in realtà è anche un rapporto legato a quel protocollo che fra l'altro abbiamo già firmato come Comune di Fano e con la Nazionale Italiana Cantanti. Quindi è un percorso che sta andando avanti e speriamo di riuscire a concretizzarlo, anche perché è un progetto che darà lustro alla città e porterà anche, secondo me, prestigio, e penso che un progetto di questo tipo sarà molto apprezzato anche dai cittadini. Baby, ti amo. Paolo Belli in questa pièce teatrale, a metà strada tra il musical e la commedia brillante, è affiancato da ben 7 musicisti e con loro darà fondo al suo più classico repertorio e di quello dei suoi maestri, interagendo con il pubblico in un esaltante duetto fatto di testi e musiche. Sotto questo sole bello pedalare sì. Inizio dello spettacolo previsto per le ore 21 ed i biglietti sono in prevendita presso il botteghino del Teatro della Fortuna. Metà del ricavato andrà all'associazione Casa dei Risvegli, Luca De Nigris, e la parte restante in pari misura ad Onfalos ed Adamo, 2 realtà locali molto conosciute.